Pulli e Pupe Art Contest, il grande talent show di Jab TV. Uno spettacolo itinerante che ha già conquistato numerosi bar, ristoranti e pub. Sul palco l'eterna sfida tra maschi e femmine a colpi di talento. In platea il pubblico che si trasforma in giudice supremo. Se hai un'attività e vuoi maggiori informazioni o se vuoi partecipare come concorrente, chiama il numero 320 22 45 117. Papa Francesco ha dichiarato: ho davvero paura, siamo al limite, basta un incidente per innescare una guerra. Di questo passo la situazione rischia di precipitare, quindi bisogna distruggere le armi, adoperarci per il disarmo nucleare. Ma i cittadini sono favorevoli o contrari a queste dichiarazioni del Papa? Sì, sono favorevole sicuramente, decisamente, perché siamo in pericolo e queste armi vengono utilizzate in modo spropositato. La Corea, l'America sono sempre in conflitto, che se basta niente, e naturalmente non è una cosa positiva, insomma. Pienamente d'accordo. Purtroppo la situazione è quella che lo vediamo tutti i giorni, quello che succede a livello politico, a livello internazionale, tra la Corea e gli Stati Uniti. Purtroppo è un pericolo effettivamente serio, insomma. Cioè, mi fanno paura entrambi, sinceramente. Sì, che quello sarà un po' come sarà la Corea, però quest'altro neanche quest'altro. Disarmo nucleare è rischioso, sarebbe la cosa più bella del mondo, però se ci disarmiamo noi e gli altri non lo fanno, va a finire che esplodiamo noi al posto degli altri. Non mi sembra proprio la migliore delle idee in questa situazione, in questo momento. Cioè, lui è un ecclesiastico, deve dire per forza quello, però non può inneggiare la guerra. Però se in un caso in cui ci sarebbe un conflitto mondiale o qualcosa del genere, dobbiamo difenderci, cioè non dico di attaccare, ma almeno difendersi. Quindi sei contrario? Per forza, non si può essere favorevoli in questo periodo.